Il tema del potere femminile dall'antico al contemporaneo è al centro del convegno che si terrà fino al 14 ottobre a Ravenna, organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Ravenna. Un convegno che parte dall'antichità e attraversa i secoli per confrontarsi sul ruolo della donna. Quali sono gli obiettivi? Allora, gli obiettivi sono certamente quello di parlare alla comunità di oggi, a queste generazioni, a questo tempo. In effetti la storia delle donne non deve essere una storia a parte, ma è la storia che ci riguarda tutti. E il desiderio è proprio quello di recuperare anche nel corso del lungo cammino del genere umano quelle figure femminili che non solo hanno segnato la nostra storia sul proscenio, ma anche quei milioni di donne che anche nello svolgere i loro lavori, i loro compiti, sono state dei motori imprescindibili e straordinari davvero del nostro tempo e della nostra storia. Certamente è un obiettivo ambizioso, come lo è il sottotitolo: pratiche, modelli, rappresentazioni addirittura dall'antichità ai giorni nostri. Ma se davvero crediamo che la storia è un filo continuo, un tutt'uno, un filo davvero che non si spezza, allora dobbiamo anche ricercare, anche nel passato forse più lontano, quelle esperienze di donne, ma anche di uomini, perché insomma entrambi camminano insieme, che hanno amato, gioito, lavorato, sperato e che davvero possono ancora parlare ad un oggi così travagliato. Il nostro tempo purtroppo è animato, e la cronaca ce lo dice ogni giorno, da queste vicende davvero drammatiche di grande sofferenza, di violenza al femminile. Indubbiamente nel momento in cui noi dobbiamo denunciare, dobbiamo sostenere e dobbiamo anche esprimere tutta la nostra indignazione verso ciò che accade, però dobbiamo anche guardare a quanto cammino è stato fatto e alla forza davvero che c'è nelle donne, se mi permettete, anche in ciascuna di noi. Un convegno che affonda le radici nel passato, ma che può essere importante per il futuro. Da dove si parte per cambiare la condizione delle donne? Allora, sicuramente, ed è stato uno dei motivi che ci ha spinto come assessorato alle politiche di genere, ma anche come assessorato all'università, in un felice connubio delle due deleghe, a collaborare con quest'idea proposta da Unibo, è stato proprio il tema della presenza delle donne nella storia e nel linguaggio, perché è anche un'altra battaglia che si sta combattendo in questo momento storico, è la presenza delle donne nel linguaggio. E quindi creare e ricreare spazi laddove ormai sono evidenti e palese le lacune, quando si parla della storia antica, quando si parla anche dei movimenti o dei conflitti, c'è sempre un'assenza ormai palese del ruolo femminile. E quindi anche come istituzione che si occupa di formazione, di educazione al genere nelle scuole, abbiamo bisogno di riprendere, e lo facciamo partendo da questo convegno che insomma di livello accademico e che porrà sicuramente delle basi, ma vogliamo che questo possa diventare un punto di partenza per parlare anche nelle scuole, perché è un tema ad esempio che abbiamo sollevato e del quale abbiamo parlato anche col comitato scientifico del convegno, è il tema dei libri di testo, per esempio. Dalla fine agli anni 90 la stessa associazione delle storiche aveva posto questo tema, però purtroppo il risultato non è ancora sufficiente, nel senso che ancora le donne, la storia delle donne è relegata all'interno spesso di box o evidenziata come una straordinarietà nell'evolversi delle questioni, nello sviluppo, nella tecnologia, nella scienza, nei vari ambiti della società. Vogliamo che invece vengano prodotti testi che diano veramente con una verità storica completa, e quindi questo, insomma, il convegno che parte oggi col contributo di tanti studiosi da vari paesi europei ci aiuta a fare un punto insieme a noi come assessorato, anche la Casa delle Donne, perché Ravenna non è all'anno zero ma ha una tradizione insomma decennale di attività sul pensiero femminile grazie alle sue associazioni. E la Casa delle Donne è stato un punto d'arrivo alla costituzione di uno spazio fisico, ma abbiamo tante realtà, penso all'UDI, alle Donne in Nero, alla stessa Linea Rosa in altri contesti che lavorano su questi temi. Quindi è stato un incontro assolutamente necessario e fortunato.